Hi guys, io sono Foolish e bentornati in un nuovo video. Vi ruberò veramente solamente pochi secondi. Voglio solo fare due parole per farvi capire che cos'è esattamente questo video per me. Non l'ho mai nascosto, ho iniziato YouTube con un unico e veramente grosso motivo in testa: riuscire a dimostrare che anche io posso dirla mia in ambito calcistico. Non mi sono mai considerato superiore ad altri, non mi sono mai atteggiato da migliore di altre persone, o comunque non ho neanche mai creduto di saperne più di chi questo lavoro lo fa veramente. È sempre stato solamente un mio piccolo desiderio e con i miei studi non sarei mai potuto arrivare a parlare di calcio in maniera interessante. E allora ho detto, perché no? Proviamo a utilizzare YouTube come la mia finestra sul mondo, la mia unica e remota piccolissima possibilità di poter un giorno poter fare questa professione. Il mio sogno è fare il giornalista sportivo, l'opinionista, il telecronista, il radiocronista, insomma tutto quello che concerne parlare di pallone, soprattutto se si parla di Serie A o nazionale italiana. Diciamo che nell'ultimo mese mi sto pian piano arrampicando su questa montagna che è il mio sogno e mi sono capitate due opportunità grandiose, come vi ho portato nei video, perché ho sempre voluto anche condividere con voi che mi avete dato la possibilità e avete creduto in me. E devo dire che questi video sono andati benissimo, molto meglio di quanto potessi pensare. Sto parlando e pensando della partita allo stadio o del mio viaggio a Parigi o di tutti i mini vlog che vi sto portando con la collaborazione con 90min. Ebbene, come avete visto in uno di questi vlog, sono stato anche a Roma per partecipare a una radiocronaca. Italia-Svezia, insieme ad altri ragazzi, l'ho fatta anch'io. Avrei voluto portarvi tutti gli spezzoni che ho commentato, ma ahimè non sono riuscito a trovare la partita e quindi vi lascio solamente il gol di Eder nel quale ho partecipato e come sono partecipato. Subito dopo la partita ci è stato chiesto di realizzare un pezzo editoriale da fare alla radio e a me sono toccate le pagelle dell'Italia, quindi vi lascio la telecronaca, la radiocronaca del gol di Eder e il pezzo che ho scritto e fatto alla radio. Insomma, per me tutto questo è incredibile, perché proprio a me, fra tutti quelli che lo stanno facendo, mi sento veramente onorato di questa cosa. E ancora una volta ci tengo a condividerle con voi, perché il vero motore del canale, l'ho sempre detto, l'ho sempre ribadito, siete voi. Io, senza il mio pubblico, non avrei mai potuto avere questa opportunità e non vi sarò mai abbastanza grato per tutto questo. Bene ragazzi, so che vi dispiace scenderci la linea, è successo no. Anche a me nella prima radiocronaca, non la volevo scendere, ma ce la dovevo restituire. Allora, postazione numero uno, andiamo avanti fino alla conclusione, Luca e Luca. Il cambio onestamente di Conte ci sta, ma non lo condivido, perché comunque è una partita che puoi vincere. Un cambio conservativo di Conte. Sì, io avrei messo un giocatore offensivo, perché è vero che il pareggio ti può andare bene, però io me la rischierei a questo punto. Credo che l'idea di Conte nasca dal fatto che Florenzi non sia mai riuscito ad andare via sull'audi sinistra e non sia mai riuscito a mettere un cross, e invece Giaccherini è più dinamico, ha più dribbling, ha più gamba, più corsa, è riuscito a saltare più volte il marcatore e quindi è stato spostato nel centrocampo a 5 sull'esterno di sinistra, e già appena è entrato Sturaro è riuscito con un numero a servirlo per mandare al cross proprio il numero 14 neo entrato nell'Italia, che però è stato murato e quindi non ha costituito pericolo per la difesa della Svezia. Tanto Conte lo vediamo in panchina a dirigere fino alla fine i suoi giocatori, con pallone alla Svezia, ma viene recuperato nuovamente dall'Italia, questa è nostra. La rimessa è infatti italiana, con Chiellini che vuole subito il pallone per mettere in movimento Zaza. Si sponda molto bene per Eder, Eder verso la porta, ed Eder! Il vantaggio dell'Italia al minuto 88 con Eder su bellissima sponda di Zaza. La sblocca l'Italia con Eder. Mi verrebbe da dire il bello del calcio. L'abbiamo criticato fino ad adesso. Abbiamo criticato Antonio Conte perché non l'ha cambiato. Abbiamo criticato qualsiasi cosa della partita di Eder. E al primo lampo di genio trova il gol nell'angolino basso a giro come sua specialità. Ricordiamo che Eder comunque ha segnato 13 gol in campionato. Guardate la gettata lunga di Chiellini di cui avevamo parlato. Sponda di Zaza, bellissima con la testa a cercare Eder, che fa vedere le sue doti da brasiliano, e poi con il tiro a giro insacca e ci regala, probabilmente, lo diciamo sottovoce, sì, gli altri 3 punti che ci portano a 6 e ci portano agli ottavi di finale, qualificati nel girone come primi, forse, magari, sarebbe veramente molto bello. Molto abbiamo detto prima, Conte quando fa i cambi è un po' strano, non tutti li capiscono, subito viene criticato, ma
non si sa come. Conte vede sempre nel futuro, ha una marcia in più di tutti. O siamo noi che non capiamo, o è lui che è troppo furbo. E ancora una volta ci azzecca, come Ciro Immobile al posto di Zaza contro il Belgio, che è stata la chiave per spezzare la partita in ripartenza. Questa volta Eder che non viene tolto, forse il peggiore in campo, avevano detto insieme a Pellè. Ci fa esultare di gioia. Diciamo che sembra una favola, la partita quasi è stata preparata appositamente così, un primo tempo di nulla, cosmico, sia da una parte che dall'altra, e poi l'Italia si è svegliata, ha voluto cercare il risultato, e prima la traversa di Parolo per un attimo non ci ha fatto esultare, ci ha lasciato l'urlo strazzato in gola, e dopo pochi minuti Eder, come un gol bellissimo, ci porta in vantaggio, 1 minuto e 23 sul cronometro, e adesso anche il cambio di Thiago Motta sembra avere un senso, e anche quello di Sturaro. Ora bisogna solamente andare a rubare palloni, e lo fa, guardate un po', Thiago Motta, proprio lui. Scendiamo in profondità sulla nazionale ed analizziamo uno ad uno come hanno giocato i calciatori italiani con un esperto come Luca Toselli. Buffon, senza voto. Una partita da 0-0 fino al minuto 88, quando poi Eder regala la gioia a tutti gli azzurri. Ma è una parata seria. L'unico intervento degno di note è a gioco fermo, ma Gigi dimostra di essere sempre attento e concentrato. Uomo spogliatoio, simbolo e capitano di questa nazionale, che per ora non sta affatto deludendo le attese. Anzi, Barzagli, 6. Partita di ordinaria amministrazione, nonostante ci sia un certo Ibrahimovic a spaventare il bel paese. Il gigante svedese tocca maggiormente a Chiellini, ma ogni volta che c'era a coprire uno spazio, Barzagli risponde presente. Un 6 pieno e totalmente meritato. Bonucci, 6,5. Non brilla come nella prima apparizione contro il Belgio, ma Bonucci rimane sempre la prima fonte di gioco di costruzione da parte dell'Italia. Nel pomeriggio sicuramente esagera con i lanci, che all'esordio avevano sbloccato il match grazie al gol di Giaccherini. Quando Ibra riesce a sganciarsi da Chiellini, tocca a Bonucci annullare il numero 10. Chiellini, 7. Ibrahimovic chi? Si aspettava solo lui in questo pomeriggio francese, e invece Giorgione lo tiene al guinzaglio dall'inizio alla fine. Lo perde solo in un'occasione, ma lo svedese, in fuorigioco, spara alto sopra la traversa a porta vuota. Per una volta, il migliore della BBC è proprio il dottore. Notare inoltre che il gol di Eder nasce da una sua rimessa lunga. De Rossi, 5,5. Ci mette sostanza e grinta, ma la manovra è lenta, lentissima. Rimedia anche il giallo sull'entrata in ritardo a centrocampo, e viene rilevato nuovamente da Thiago Motta. Si sono visti De Rossi migliori. Candreva, 6. Malissimo nel primo tempo, meglio nel secondo, dove mette 4 cross identici uno dietro l'altro. La palla vola sempre verso il dischetto, ma Eder non taglia mai sul primo palo e Isaacson raccoglie con facilità. Al 90esimo ha l'occasione di timbrare il 2-0, senza successo. Certo è che giocare in quel ruolo non è facile per nessuno, servirebbe un polmone supplementare. Parolo, 6. L'uomo del lavoro oscuro. Corre, anche se non si vede, perché corre bene. Tanti palloni recuperati, anche se a centrocampo non c'è troppo gioco, ma la colpa non è sua. Nel finale gli rimane l'urlo strozzato in gola per colpa della traversa, presa di testa su cross di Giaccherini. Giaccherini, 5,5. Un passo indietro rispetto al Belgio, ma era fisiologico. A Lione era l'uomo in più del centrocampo dell'Italia, mentre oggi non ha trovato il modo di inserirsi sui lanci di Bonucci. Mette un bel cross per Parolo, che per poco non trova la rete dell'1-0, ma poco altro. Florenzi, 5,5. Schierato come esterno di sinistra nel centrocampo a 5, ruolo abbastanza inedito per lui. Purtroppo a sinistra non abbiamo ancora trovato un titolare, e la prestazione di oggi di Florenzi non è ancora all'altezza di un giocatore inamovibile. Da rivedere. Eder, 6,5. Fino all'88esimo il suo voto è assolutamente insufficiente, ma poi la sponda di Zaza cambia la sua valutazione, ma soprattutto il risultato del match. Conte non lo vuole togliere, e alla fine ha ragione lui. Una serpentina brasiliana regala poi la gioia azzurra. Pellè, 5. E forse sono stato fin troppo generoso. Un giocatore completamente differente da quello visto nella prima partita, che era riuscito a trovare il 2-0 al 90esimo e a chiudere definitivamente la pratica Belgio. È comunque il capocannoniere dell'Italia di Conte, e quindi non si può criticare più di tanto. Zaza, 7. Entra al posto di Pellè e cambia completamente la partita. Al minuto 88 raccoglie la rimessa di Chiellini e con una sponda intelligentissima lancia Eder verso il gol vittoria, assieme al 3 juventino, il migliore di questi azzurri. Thiago Motta, senza voto. 17 minuti più recupero, ma poco gioco. Anzi, pochissimo. Forse solo un pallone. Troppo poco per una valutazione. Sturaro, senza voto. Ancora meno minuti a disposizione. Impossibile attribuirgli un voto. Conte, 6,5. Alla fine ha sempre ragione lui. Incredibile. Il cambio che tutti si aspettavano era Insigne. Invece lui mette dentro Sturaro e dopo 3 minuti la squadra sblocca il risultato. In quel momento poi Sturaro era oro colato.